Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Vi terrò compagnia soltanto per 2 minuti. Quanti di voi hanno pensato negli ultimi anni di partire come animatore turistico? Eh sì amici, perché fare l'animatore turistico poi non è così tanto semplice. È molto bello fare l'animatore turistico. Stai nel villaggio, stai vicino al mare, la musica, la gente, i colori, i suoni, le ragazze, i ragazzi, ne sono tanti. Però è un lavoro e non è così semplice da fare come tutti quanti pensano. Molte persone accostano il lavoro di animatore come un lavoro di vacanza, ma non è una vacanza. Ebbene, io vi elencherò adesso quali sono le 10 regole base per diventare un animatore turistico. Sicuramente la regola numero 1 per diventare un animatore turistico è quella del sorriso. Eh sì, perché un animatore turistico, prima di tutto, per diventarlo, deve avere come default il sorriso. Senza quello non puoi fare l'animatore. È molto importante per un animatore essere molto molto puntuale agli appuntamenti che sono dati agli ospiti. Un buon animatore turistico, per essere puntuale, deve avere un bel orologio. Non importa se hai un orologio di 2 euro, 3 euro o 10 euro, l'importante è che l'animatore turistico sia puntuale nelle sue attività in villaggio. Ancora più importante, arrivare almeno 5 minuti prima sul luogo di lavoro. Al numero 3 troviamo la cortesia e la simpatia dell'animatore verso gli ospiti. Eh sì, perché un animatore che non è cortese e non è simpatico, ovviamente non può fare l'animatore. Regola numero 4, esprimersi in italiano e in modo corretto verso gli ospiti. Eh sì, perché va bene avere anche una cadenza, il napoletano, il siciliano, il romano, il pugliese, il milanese, il fiorentino, anche il sardo. Qualsiasi cadenza tu abbia, è importante però che tu ti sappia esprimere bene in italiano. Regola numero 5. È molto importante per un animatore e un'animatrice essere ben curati per stare a contatto con gli ospiti o con i bambini in generale. Per gli uomini è importante tenere i capelli ben curati e la barba ben fatta. O quantomeno, se proprio non volete tagliare la barba, almeno aggiustatela un po'. Per le donne è importante non scendere in spiaggia truccate come Wanda Nara o come Platinette, mi raccomando. Regola numero 6. La cura della propria divisa di lavoro. Voi sapete benissimo che gli animatori portano queste bellissime, sgargianti divise arancioni, gialle, rosse, verdi, bianche, blu, insomma, tanti tanti colori. Ma è molto importante tenere la propria divisa in modo accurato, quindi non strappata, non scambiata, non macchiata e soprattutto non stropicciata. L'immagine verso gli ospiti che vengono in villaggio è molto importante per far sì che l'animatore possa prendere consensi, simpatie e che venga seguito nelle proprie attività. A proposito dell'attività, punto numero 7. È molto importante saper invitare gli ospiti. Ma in che modo? Regola fondamentale. Proporre ma non imporre. Anche perché non siamo più negli anni 90, dove l'animatore prendeva di peso dal lettino l'ospite e lo buttava magari in mare o lo buttava direttamente per la partita di pallavolo. È importante chiedere con cortesia e con sorriso. Punto numero 8. Il rispetto per i propri colleghi. È molto importante portare rispetto ai propri colleghi, anche perché fondamentalmente un gruppo di animazione è più inteso come una squadra. Quindi se la squadra va bene, se si va d'accordo fra tutti in modo civile, anche l'animazione, il lavoro, gli spettacoli e soprattutto le attività diurne andranno sicuramente bene. Ricordatevi, regola fondamentale, anche se vi schifate all'interno di uno staff, è importante che la gente non lo sappia. Rispetto, prima di tutto. E a proposito di rispetto, punto numero 9. Rispetto verso le gerarchie e verso i colleghi più anziani. È bene che seguite le indicazioni che vi danno i vostri superiori, che hanno qualche anno di esperienza in più. Ad esempio, potete relazionarvi con il capo animatore diurno, o il vostro responsabile di settore, o il capo animatore o capo villaggio, se c'è. Regola fondamentale, punto numero 10, riposati.
Cioè, sì, riposati ma fuori dagli orari di lavoro. È molto importante caricare le batterie e quindi conservare le energie. Solitamente il vostro capo animatore vi darà o una mezza giornata di riposo o una giornata di riposo, o comunque vi darà l'opportunità di riposare durante le ore di sonno. Mi raccomando, è bello sì andarsi a divertire, conoscere nuovi ospiti, magari anche qualche ragazzo e qualche ragazza, ma se avete tempo, riposate. Ragazzi, questi sono i 10 punti che vi aiuteranno a capire se fare l'animatore turistico fa per voi oppure no. Nei prossimi video vi spiegherò quali sono i vari settori dell'animazione e i loro componenti. Con questo spero di esservi stato d'aiuto. Alla prossima!